Però il fatto che lo faccia un ex magistrato, insomma, è molto inquietante. Voglio farvi sentire cosa dice, intercettato a proposito di De Magistris, l'ex presidente della Regione Calabria. Pronto? Siccome si è indagato io ti richiamo. No, va bene. E pronuncio che era molto nervoso. Questo è un pagliaccio, insomma. Ha scomodato un sacco di gente, ha dato fastidio a un sacco di gente, clamore mediatico, se Dio vuole che le cose vadano bene, lo dobbiamo ammazzare, no, gli facciamo le cause civili per esercimento danni e ne affidiamo la gestione alla camorra napoletana, non è che io voglio soldi. Tutto quello che riuscite a ottenere è vostro. Faccio una donazione col notaio. Ma a me non è niente benefico. Uno può fare una donazione. Se è cornuto non lo so. Ma ti sei smesso? Non ho prove su questo. Mamma mia, basta. Mi auguro che qualcuno ascolti e glielo vada a riferire. Io non però sarei... indagheremo anche in questa direzione. No, a me non me ne posso dire di me, io vorrei stare in pace. Ma non mi hanno lasciato in pace, ma non importa. Basta che sto bene in salute io. Il mio povero marito. Vabbè, ma c'è quel principio, quella sorta di principio d'Archimede, non so come si chiami, nelle scienze naturali, ad ogni azione corrisponde una reazione. No, siamo così tanti ad aver subito l'azione che quando esploderà la reazione sarà adeguata. Allora, queste sono le voci loro, ecco.